Tradizione, la storia di Giolitti che porta alla risalta della città, la buona tavola, la convivialità, ma soprattutto l'eccellenza italiana. Allora, parliamone e raccontiamo che cosa succede questa sera per questo grande new opening. Beh, un inizio di un percorso. Giolitti Eur è, diciamo, il locale storico dell'Eur, nasce nel 1960 con la famosa gelateria, quindi insomma il gelato lo conosciamo un po' tutti quanti, è tra i migliori di Roma, se non il migliore. Però ecco, noi abbiamo, diciamo, iniziato questo nuovo percorso insieme alla famiglia Giolitti, quindi noi di Spazio 900 abbiamo iniziato questo nuovo percorso e vogliamo far sì che Giolitti torni un po' quello che era un tempo, con anche delle nuove iniziative come ad esempio il pranzo aperto tutti i giorni, quindi dal lunedì alla domenica, e quindi anche l'aperitivo per far vivere, diciamo, tutta la giornata, la colazione, al pranzo, al gelato evidentemente il pomeriggio e quindi poi all'aperitivo. Una cosa importante, noi stiamo curando, diciamo, l'aspetto gastronomico, diciamo, di livello, e quindi se venite da Giolitti sicuramente vi accorgerete che c'è qualcosa di nuovo, di importante, soprattutto nel gusto e nel mangiare. Quindi vi aspettiamo al pranzo tutti i giorni e anche all'aperitivo qui da Giolitti Euro. Tutto questo è molto bello. L'importanza oggi di curare gli aspetti nei minimi dettagli, mi sembra di capire che voi ne siate portavoce, particolarmente attenti, e anche, come accennava prima, un'attenzione alla qualità delle materie prime e del personale. Quanto è difficile oggi riuscire a garantire la qualità? Oggi è difficile perché una città come Roma è complicata, purtroppo noi cerchiamo, diciamo, da imprenditori di copiare un po' la mentalità del nord, però magari siamo solo purtroppo in pochi, tutto il resto è un po' complicato vivere Roma, però insomma poi alla fine ci si mette e troviamo magari soluzioni. E la qualità è importantissima. Noi per esempio qui da Giolitti abbiamo seguito, a parte la qualità degli alimenti, ma anche una cucina abbastanza semplice, genuina, bio, perché sono tutti prodotti selezionati e di altissimo livello, e poi insomma curiamo anche l'aspetto dietetico, perché poi alla fine in realtà soprattutto le donne sono tutte a dieta, quindi troverete il pane integrale, la pasta integrale, tutto quello che magari è difficile trovare fuori. Un comparto, mi scusi, dedicato anche a chi è magari affetto da celiachia, perché bisogna tenere conto delle esigenze di chiunque. Sì, esattamente, sì, però diciamo curiamo particolarmente, diciamo, prodotti sani, dietetici. E quindi ecco, la cosa più importante quando si va a cena fuori non è soltanto quello che si mangia e come si mangia, ma come si sta il giorno dopo, perché sono dei posti che vai lì, mangi bene e poi magari il giorno dopo stai male. Invece in realtà qua si mangia bene e il giorno dopo stai bene, benissimo, quindi quella è la cosa importante, mangi come a casa. Quindi noi teniamo questo punto di riferimento importantissimo e chiudiamo dando un occhio anche al prezzo. Quando si garantisce la qualità bisogna anche avere dei prezzi adeguati. Riuscite a stare nei parametri? Sì, riusciamo a stare nei parametri, ci stiamo provando. Abbiamo aperto il 1° maggio, quindi sono passati ancora pochi giorni, però insomma ha già un ottimo riscontro, un ottimo risultato. Noi sono prezzi veramente molto, molto economici, c'è la parte di tutti, dal lunedì al venerdì addirittura un brunch lo facciamo pagare 10 euro, si può mangiare quanto si vuole, la domenica c'è il super brunch a 20 euro ed è fantastico perché c'è il parco giochi per i bambini, c'è il parco del laghetto dell'Euro, si può stare sia internamente che esternamente. Quindi un punto di aggregazione anche per le famiglie di zona e non solo. Un punto di aggregazione perché il laghetto dell'Euro è fantastico, è un posto bellissimo, io sono nato all'Euro, però
mi sto accorgendo che ci sono dei posti che magari non conoscevo e sono veramente molto molto belli, sembra di stare in vacanza, sembra di stare in un altro posto, in realtà ce l'abbiamo sotto casa. Grazie.